Partire dal 15 giugno sarà indispensabile per partecipare a eventi dal vivo, matrimoni, ma anche per spostarsi tra regioni di colore diverso e per le visite alle residenze per anziani e sarà valido già a partire da 15 giorni dopo la prima dose di vaccino. Parliamo del Green Pass, certificazione verde, è diventato realtà dopo la pubblicazione del DL Covid in Gazzetta Ufficiale e la prima novità sta proprio nella decorrenza della validità. Basterà attendere 15 giorni dopo la prima dose di vaccino per fungere da PassPartoux. Una volta effettuata la seconda dose avrà invece validità di 9 mesi. Chi invece il Covid lo ha già passato avrà diritto a un Green Pass per i 6 mesi successivi alla data di guarigione, ma il pass verrà rilasciato anche a chi presenterà certificato di tampone antigenico e molecolare negativo. In questo caso la sua validità sarà però solo di 48 ore dall'esito. Il documento, che potrà essere in formato cartaceo o digitale, sarà rilasciato da enti diversi a seconda della situazione in cui si rientra. Entra. Nel caso dei vaccinati, la certificazione è rilasciata dalla stessa struttura sanitaria che effettua la vaccinazione. Per chi invece è guarito dal Covid, il Green Pass dovrà essere richiesto dall'interessato alla struttura presso cui è stato ricoverato o dal medico di medicina generale. Per chi farà il tampone, il certificato sarà invece rilasciato dalla struttura presso cui si effettua il test. Ed è ancora da decidere a livello europeo come il Green Pass e i certificati degli altri paesi possano confluire in un unico documento comune che permetta gli spostamenti in tutta Europa, riducendo al minimo la burocrazia. Quel che è certo al momento è che il Green Pass può davvero costituire quel grande passo in più per salvare la stagione turistica italiana, permettendo ai cittadini di spostarsi liberamente e in sicurezza sanitaria.